Salve a tutti ragazzi, sempre ParoZorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Pokémon Rosso, il numero... Vediamo un po', il numero 7 dovrebbe essere questo qui. No, o forse di più, no, di più. O il 10, boh, non mi ricordo ragazzi, è inutile. Perfetto ragazzi, allora, oggi andiamo a battere la nostra carissima amica Misty. Dopo aver battuto Brock a fatica, perché devo dire che l'ho battuto a fatica, dato che appunto non avevo dei Pokémon adeguati per battere Brock. Oggi andiamo a battere Misty. Ho già appunto curato tutti i Pokémon al centro Pokémon. Abbiamo Pikachu, che è quello che utilizzeremo di più, dato che appunto lui è di tipo elettricità. Misty, ricordo, è una capopalestra di tipo acqua, per cui l'elettricità contro l'acqua va benissimo. Abbiamo poi Nidorino, che comunque è un tipo normale contro acqua. Charmeleon, che dovremmo praticamente non usarlo mai, dato che se ci utilizzano un attacco d'acqua, il nostro Charmeleon praticamente muore in due colpi, se non uno. E poi il nostro Pidgeotto, ragazzi, il nostro Pidgeotto appunto lo potremmo anch'esso utilizzare. Prima di battere Misty, naturalmente, come in ogni palestra, troveremo degli allenatori. Degli allenatori che ci vorranno sfidare, ragazzi. Io li salto tutti, semplicemente perché voglio subito combattere contro Misty. Vabbè, questa proprio l'abbiamo sfidata. Vabbè, sono anche troppo forte per te, Misty aspetterà. Vediamo un pochino, ragazzi, che cosa ha da dire questa donna qui. Speriamo che appunto non sia troppo debole, troppo forte. Scusate, perché se no altrimenti saranno casini. Già a livello 19, per cui questo un pochino mi preoccupa, perché se ce l'ha lei al livello 19 il suo Pokémon, voglio vedere Misty a che livello ce l'ha. Comunque usa Super Suono, per fortuna che ha fallito l'attacco. Utilizziamo ragazzi per la seconda volta Tuono Shock e uccidiamo Goldeen. Sto utilizzando Pikachu perché ragazzi almeno lo alleno. Perfetto, sale anche a livello 22, ok, fantastico. Pepiaro ha battuto Allen Junior, ok, allenatore Junior, femmina. Mi hai sconfitto, Pepiaro vince 380.000. Perfetto ragazzi, allora, questa è la nostra Misty. Dovremo batterla, speriamo di farcela. Io utilizzo sempre una tattica contro gli allenatori, ovvero mando i Pokémon sempre quelli meno forti all'inizio. Quindi ordiniamo per esempio Nidorino e via. Ok, allora, Pikachu lo utilizziamo se proprio Nidorino e Pidgeotto muoiono. Perché ragazzi, io utilizzo sempre questa tecnica. Non mi chiedete perché, perché voglio sempre utilizzare i Pokémon più deboli e poi quando serve quelli più forti. Vinco sempre però. Ciao, sei nuovo da queste parti? No, guarda, sono arrivato oggi. Per cui gli allenatori professionisti devono avere una strategia per i loro Pokémon. Come ti comporti quando catturi i Pokémon? La mia tattica è un'offensiva totale con Pokémon d'acqua. Fanculo, Troia, ti batterò. Ah, vediamo un po', ragazzi, lotta contro Misty, sono un po' emozionato. Vediamo un po', Misty, due Pokémon e basta, perfetto, vuole lottare. 2 contro 4, vediamo un po'. Manda in campo Staryu. Staryu a livello 18, bene, bene, benissimo. Vanidorino, sei al 20, dovresti farcela. Utilizziamo subito un'incornata, vediamo un po' cosa li facciamo. Vediamo un po'. Buono, buonissimo. Ah, brutto colpo. Beh, comunque buono, buono. Pistola acqua non ci farà così tanto danno, almeno credo. Perfetto. Utilizziamo di nuovo incornata. Ora lo sto battendo solo con Nidorino. Perfetto. Staryu è già morto. Ok. Nidorino riceve molti punti e sale a livello 21. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Misty sta per usare Starmie. Vuoi cambiare Pokémon, ragazzi? Non cambiamo Pokémon. Lasciamo sempre Nidorino al 21. Al 21. 21 contro 21, incornata, vai, pistola acqua ragazzi, vediamo un pochino, ha il vantaggio lei, però dovrei farcela con un'incornata, magari se faccio anche brutto colpo è meglio, però non lo faccio. Bene ragazzi, proviamo ad avvelenarla con veleno spina, lei continua ad usarci pistola acqua, se la avveleniamo ragazzi abbiamo un grande vantaggio, li togliamo poco ragazzi, vabbè, continuiamo con incornata, difesa X, wow, utilizza difesa X. Cazzo, vai con incornata, non ce ne frega. Con incornata, magari dovessimo fare brutto colpo. La sua difesa aumentata, ha utilizzato bollaraggio. Cazzo di Buddha. Questo ci ha messo KO. Starmie è molto forte. Ok ragazzi, mandiamo il nostro caro amico Pidgeotto. Vai Pidgeotto, tocca a te, 21. Perfetto, allora abbiamo Raffica contro di lei. Usa, è molto, ah cazzo, brutto colpo. Però è veloce, vediamo un po' Raffica quanto li toglie. Quanto li toglie? Poco li toglie. Proviamo attacco rapido, subito, così. Bam. Dai, dai, togli. Vai. Gli toglie molto poco. C'ha una difesa molto potente anche grazie alla difesa X. Comunque noi proseguiamo, li utilizziamo.
Cerchiamo di ucciderla a questo punto, anche se è molto veloce, devo dire. Oltre che molto sulla difensiva. Se utilizza una pozione ora siamo finiti, per cui speriamo un brutto colpo con attacco rapido. Cazzo, peccato. Brutto colpo a noi, utilizziamo attacco rapido, abbiamo vinto ragazzi. Abbiamo vinto. Battaglia contro Misty senza utilizzare Pikachu, solo Pidgeotto e Nidorino. Starmi nemico esausto. Pidgeotto riceve. Vabbè, sale al 22, credo, sì, infatti. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche senza aver utilizzato Pikachu. Per questo ne sono molto fiero di me. Sei troppo forte, wow, molto bene. La medaglia cascata indicherà che mi hai vinto. Piepiaro vince 2079 soldi. Con la medaglia cascata tutti i Pokémon fino a livello 30 ti ubbidiranno. E anche Pokémon acquisiti. Inoltre puoi utilizzare tagli tutte le volte che vuoi. Puoi tagliare i piccoli arbusti per aprire nuovi passaggi. Ti do anche la mia MT preferita, ovvero Bolleraggio? Non lo so ragazzi, ce lo dice ora? Vediamo un po'. Ah, non ce lo dice? Ah, insegna Bolleraggio, infatti, avevo indovinato. Usa la sua Pokémon d'acqua. Perfetto ragazzi, di sicuro quando avrò il mio Gyarados, perché ho intenzione di catturare lui, gli insegnerò Bolleraggio. Grazie Misty, grazie per tutto. Abbiamo battuto anche appunto questa troietta. Niente ragazzi, la capovola essere tipo acqua, finalmente battuta. Con soli due Pokémon ragazzi, sì. Forse avrei dovuto allenare un pochino di più, forse, i miei cari amici, ma non importa, alla fine l'abbiamo battuta, è questo che conta. Nel prossimo episodio andiamo verso Aranciopoli, mi sembra, dove alleneremo i nostri Pokémon fino a livello 30 e spero di catturarne altri, fino a che non battiamo il nostro capopalestra LT Surge, il prossimo capopalestra, l'americano, non mi ricordo ora, l'americano elettrizzante, cazzo ne sa! Quindi ragazzi, da Peperuzorbet è tutto, noi ci vediamo in un prossimo episodio, non mi ricordo quell'episodio, sono negato davvero a tenere il conto, ricordatevi di iscrivervi, di commentare, di mettere un like, di condividere il video a tutti i vostri amici, ci si vede ragazzi, ciao a tutti!